TV, TV di comunità. La condizione dei luoghi dove si studia influisce sull'apprendimento? I luoghi dove si studiano influiscono molto, anche perché pensare di studiare in una scuola che cade a pezzi farebbe sentire lo studente estraneo dalla scuola stessa. È per questo che io sono molto propositiva anche al miglioramento dell'edilizia della scuola per fare in modo di sentirmi a casa. Cioè la scuola è una parte della mia vita, è casa mia, e quindi vorrei che fosse meglio strutturata. Se lo studente si sente motivato a studiare, ovviamente lo farà in modo migliore. La motivazione viene da due componenti, quella naturalmente individuale, che ha un'influenza maggiore, ma anche quella proveniente dall'ambiente esterno. Un ambiente deve essere assolutamente gradevole e scelto dallo studente, non imposto. A volte appunto le condizioni dei luoghi impediscono proprio fisicamente lo studio. Pensi che i servizi rivolti agli studenti siano d'aiuto nel loro percorso formativo? Sicuramente, anche perché, come dicevo prima, la laurea rendono comunque, possono garantire a tutti quanti le stesse opportunità, e comunque se lo studente può sfruttare i servizi avrà più tempo per dedicarsi allo studio e alla formazione di sé, e dunque si sentirà più propenso a dare davvero meglio di sé, a dare tutto se stesso nell'apprendimento sotto ogni punto di vista. Prima di tutto, se penso per esempio alle convenzioni sulla mobilità, sono molto d'aiuto anche semplicemente per lo stato d'animo dello studente, che sicuramente si sente molto più agevolato e anche in un processo, diciamo, di condivisione stesso con la scuola. I servizi rivolti agli studenti sono necessari per il loro percorso formativo. La città tutta dovrebbe offrire una azione educativa nei confronti degli studenti di ogni ordine e grado, quindi facilitare al massimo l'accesso alla cultura sia attraverso la mobilità sia attraverso l'accesso ai musei, alle gallerie d'arte e alle offerte culturali della città. I servizi per gli studenti sono assolutamente d'aiuto, anche perché lo studente deve poter sentirsi autonomo nella realtà in cui vive, nella realtà in cui abita, quindi non bisogna sempre stare a rimandare magari una conferenza che magari sa di avere in un determinato posto perché non sa come arrivarci. Cioè la città deve impegnarsi a far sì che lo studente debba sentirsi a casa.